mi son preso la macchina per andare, per non prendere, per portare il casco. E lei va in bicicletta? Sì. Un attimo. Allora, a lei, lei ha il motorino? In cantina, perché io, una ragazzina come me, non posso adoperare il casco. Scusate, dica. Alle nostre età, ma dove siamo arrivati? Ma in Europa la legge è così. Va bene, la legge è così, ma almeno io dico un ragazzino sì. Ma dalla nostra 60 anni il casco. Ne ha 60 anni? Sì. Io ne davo massimo 50. No, io ne ho 60, te lo dico chiaro e tondo. A 60 anni metti il casco, una a 60 anni. A me non mi sembra giusto. Certo, perché ormai è inutile, insomma, non si è fatta niente a 60 anni perché sarebbe far male. Penso che dai, proprio... Per le persone... Ma io dico i ragazzini, dico quelle... Gli dovevano mettere... Tanto la testa è mai buca, che ne facciamo? Dai. Dovevo mettere da una certa età, non so, per me è stata una cosa, non so, per me... Quindi lei non lo metterà più il casco? Non... No, 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 io mi sono preso con le macchinine che si usano senza patente, se si usa senza patente, e vado con quello adesso. Grazie Roberta. Prego, grazie. Ciao, sono Giulio Pardini, io guardo sempre il nostro cantiere. Lei è motociclista? No, a piedi. Ma il casco, se avesse un ciclomotore lo metterebbe? Quindi... Se io fosse motociclista, ma io non c'ho mai la bicicletta. Allora con me guadagnano poco. Quindi questa legge di, che scatterà il 30 marzo la reputa giusta? È giusta, sì, specie per i ragazzi. Ma per i ragazzi già c'era la legge che dovevo mettere il casco. Sì, ma... per magari l'uomo di 50 anni come lei? Per forza l'hanno a mettere, perché la vita è la loro prima cosa. Secondariamente la legge non gliel permette, non vorranno. Perciò se vogliono multe... Però devono far sul serio, devono fare le multe. Allora... Altrimenti è tutto inutile. Vabbè, io il casco, io lo sa mia metto il casco, io vado in moto, io vado in macchina. Ma metto se... La cintura di sicurezza io. Se lei andasse in motorino lo dovrebbe mettere, lo metterebbe? Sì, metterei e come? Quindi reputa che per le persone diciamo della sua età è giusto ugualmente mettere. Non devono mettere il casco, no, è tutta una cosa normale, come chi non mette la cintura di sicurezza per esempio, con la macchina, io l'ho sempre messa. Perché sono stato qualche anno all'estero, visto che là le rispettano le leggi. Dovrebbero farla anche qui, no? Sì, tant'è vero che questa legge è proprio un adeguamento alle normative europee su cui bisogna mettere il casco. Male, no? Perché per esempio danno priorità a destra, le macchine arrivano, chi è stato in qualche posto all'estero, lei sa che la priorità a destra era assoluta. Se lei guardava passare prima di loro, li investivano, aveva una colpa assoluta. Invece qua, io sono stato tanti anni a Roma, fanno come gli pare. Roma e Napoli è la cosa della fine del mondo, passa uno, passa l'altro, basta che si ferma un attimo che l'altro tombe, hai capito? Non sappiamo ancora questa educazione di guida. E questa è una cosa molto strana, perché io dico la verità, ho fatto oltre 700.000 km, non ho avuto mai incidenti. Quando c'erano dei ragazzi ancora che hanno appena la patente di guida, che ci hanno fatti 3 o 4, sempre per questo motivo qua, capito? Quindi lei vorrebbe magari un'educazione alla guida anche magari nelle scuole? Nelle scuole, la base dovrebbe essere questa, anzi addirittura gli direi che dovrebbero proprio applicarla al 100% questa, perché quante vite salvano così? Salva la vita così, perché lei capisce, una cintura di sicurezza o il casco, quando in caso di un incidente, che si batte? Quella è sempre la testa. E allora, questa è una cosa... Faccio un appello ai giovani per la sicurezza, cari giovani. Cari giovani, se volete vivere un po' più tranquilli e prendere l'abitudine della vita, mettete il casco, cintura di sicurezza se andate in macchina, è una cosa che le riprenderete. Quando... Ah, c'è un proverbio che dice, guardate come sono adesso io, ma guardate anche, io ecco, guarda voi come ero, come voi, che diventerete come divento io, non so se mi spiego. Certo. Giusto? È una cosa normale, no? Ma di regatto se lo dà nel sacco. Certo. C'è anche la giovinezza che è un po' spensierata, tutte queste cose hanno le loro... Però basilare. Mettete il casco e cintura di sicurezza, è una cosa essenziale, perché le macchine sono sempre un po' più veloci, si rispettano parzialmente i limiti di velocità, dunque perciò date calmi, rispettate, se non potete vivere, se no andate incontro dei problemi, non c'è niente da fare. Per finire con i proverbi, chi va piano va sano e va lontano. Chi va piano va sano e va lontano, giusto, no? Chi va forte? Chi va forte è la morte, se sano. O mangia il pan forte. O mangia il pan forte. Ci va a Siena però, perché questi quanto sei un po' porto normale. Grazie. Prego, fratino. Giusto, Venusto. Anche noi guardiamo cantiere.
tu sai che fra un po' bisogna mettere per forza il casco, che è questo oggetto qua. Cosa ne pensi? Tu lo dovresti mettere uguale, però quando compirai 18 anni, mentre io non l'ho dovuto mettere, più a 18 anni tu lo dovrai continuare a metterlo. Ma è meglio per noi. È meglio per noi. Dici questo perché ti vedono, ma non pensi questo, di la verità. No, non è che il penso, però è tanto bisogna metterlo. Ma perché tu adesso ti ho visto con il casco, ma molte tue coetanee non lo mettono, soprattutto le ragazze non lo mettono, magari per i capelli. Sì. Tu cosa vorresti dire a queste ragazze che rischiano la vita non mettendosi il casco? Che mettono. È l'unico, perché almeno non pagano la multa. Quindi tu lo metti non per la sicurezza, ma per evitare multe? Sì. Sì. Quindi facciamo un appello ai giovani. Se volete il portafoglio più pieno, mettete? Mettete il casco. Grazie. Prego. Wow, ciao, sono Filippo e anche io il venerdì guardo cantiere. Lei il casco l'ha già comprato? Dove fate la registrazione? Telegubbio, ma non è in diretta, Non è emittente locale. Dica pure, dica. Allora, lei è di Forlì e il casco l'ha già comprato, ha detto. 60.000 lire a Forlì. Quindi quello non integrale, quello... No, quello, come devo dire, omologato. Certo. Sì. Ma reputa giusta questa legge? Cosa vuole che dica, vede, il problema è che la mia vista, non so se mi sia sicuro, non lo so, però la mia vista costa di più che 60.000 lire. Ecco. No, comunque per me è senza. Ma allora perché ha aspettato una legge per mettere il casco? Ma visto che la sua vita... Non c'era la legge. Ma lei mi parla di una vita da proteggere, però la protegge solo quando c'è la legge. Ma vedi, io sono messo anche in un modo che va più forte una piedi, quelli che i ragazzini lì devono. È giusto per tutti, perché un casco può anche proteggere. Ecco, io se posso dire, io sono di un'altra opinione. Io vorrei restare in avanti, ecco, chi ruba, perché il fatto del casco è una cosa... Secondaria. Sì, però c'è un fatto. Il problema è che quando lei si ferma, bisogna che io me lo porto dietro. E quella è una cosa un po' scomoda. Ecco, esatto. Adesso non c'è niente di straordinario. Va bene, grazie. Signora, lei metterà il casco? No, io non vado in motore. Non sa neanche andare in bicicletta. Non sa nemmeno andare? E il casco non lo mette per la bicicletta? No, non è mica obbligatorio. No. Ma vedi, una domanda che voglio fare. Quelle ragazzine lì, quanto è venuto la legge? Hanno smesso, si è visto un periodo che non giravano più perché si rovinavano i capelli. Va bene. Lei, signore, metterà il casco? No, perché io giro in macchina. E vabbè, anche in macchina potrebbe essere utile un casco. Schumacher lo mette sempre, pure in macchina. Sì, ma lui fa le corse in macchina e cose, ma noi a girare in centro anche lungo strada non è una cosa... Però il casco, secondo me, i motorini, quello io sono d'accordo. Facciamo una legge fino a 21-22 anni, perché mettiamo uno di 70 anni che gira con motorino, ha comprato il motorino apposta per non mettersi il casco, gli obbligano di mettere il casco, quello secondo me è una cosa ingiusta. Sono Angelo Farnetti, anch'io guardo cantiere. Certo. E lei in macchina mette la cintura di sicurezza? Sì. Quindi lei è un autista prudente? Sì, io sono prudente, cerco sempre di fare il possibile per non farmi fare la contravenzione, che secondo me sono contravenzioni ingiuste. Senta, lei quindi ha subito poche contravvenzioni? Ah, io non avevo... Quasi mai, mai. Che macchina ha? Io ce l'ho Clio. Di che colore? Cosa, grigia, però è metallizzata. Ah, è quella là che stanno portando via con i carattrezzi, eh? No.